ha lavorato giorno e notte, soprattutto di notte, per la realizzazione del presente. Io, come dicevo stamattina, non l'ho voluto vedere di proposito perché volevo la sorpresa oggi pomeriggio. L'anno scorso era bello, immagino che quest'anno sia venuto anche meglio, dato che ogni anno si punta a migliorare. La benedizione di Dio onnipotente scenda su tutti voi, sulle vostre famiglie e su questa sacra rappresentazione del presente. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Inaugurato il presepe 2017 a San Filippo sul Cesano. Domenica pomeriggio è stato inaugurato il piccolo presepe a San Filippo sul Cesano con l'apertura ufficiale. Il presepe allestito in una struttura posta all'esterno della chiesa, nella piccola piazzetta antistante il sagrato, ben visibile dalla strada provinciale 424 La Pergolese, presenta un'interessante caratteristica che lo rende particolare nel panorama delle tradizioni natalizie. È stato ricostruito infatti il paese di San Filippo come si presentava negli anni 50 del secolo scorso, quando ancora sulle carte topografiche veniva comunemente chiamato Passo d'Orciano. Tutto questo grazie al lavoro dei ragazzi di San Filippo nel mondo e alla raccolta di informazioni, immagini e testimonianze. Un piccolo presepe curato nei minimi particolari con la ricostruzione della via principale, l'attuale SP424, con le poche case che allora esistevano, la chiesa, il vecchio mulino, il vallato. Un piccolo presepe, dicevamo, che ci dà uno spaccato di una dimensione che non esiste più. All'inaugurazione è stato offerto vin brulè, castagne, panino con salsicce, il tutto in un clima di festa. Presepe di San Filippo, strada provinciale 424, davanti alla chiesa, vale la pena una fermata.